Taylor mi ha donato un golem. Grazie, Taylor. Direi che possiamo iniziare con il video. Ciao a tutti ragazzi, sono Yakidale e oggi siamo qui in un nuovo video di Clash of Clans dove andremo ad attaccare con una strategia davvero possente. Si tratta infatti della strategia Pentagolem, quindi come dice il nome 5 golem e già Pentagolem, sentite come suona bene. È semplicemente una variante della Goiipeo, della Goiwi, quindi con 5 golem anziché 3. In questo caso noi ne abbiamo 4 qui e 1 nel castello del clan. E ho visto un po' di attacchi di questo genere, sono rimasto davvero stupito, quindi andremo un po' a provare questa strategia. Quindi cerchiamo subito qualcuno da attaccare. Per quanto riguarda gli incantesimi, abbiamo due furie, due salto, una gelo e una veleno. E ho visto che molti mettono tutti i golem in un unico punto e li direzionano proprio verso il centro del villaggio. Quindi proveremo anche noi a fare questa cosa, perché di sì. Ovviamente, ragazzi, questa strategia è caldamente sconsigliata per il farming perché costa un occhio della testa, e direi ragazzi che possiamo attaccare questo tizio qua. È un villaggio abbastanza strano, anzi molto strano. Un assalto qua e i nostri golem qua. Golem del castello del clan, maghi per pulire dietro in questo modo, poi qua in mezzo invece mettiamo i nostri amici Pekka e i golem stanno girando. Non è una bellissima cosa, però intanto mettiamo il re, mettiamo la regina, mettiamo anche una bella furia e poi andiamo a mettere un assalto in questa maniera. Vediamo un po' cosa viene. Non sembra fatto male. Bravi golem, andate a distruggere tutto. Vi metto un'altra furia qua. La regina intanto da dietro sta facendo un bel bordello. Così, dai, 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 regina, non morire. E la nostra unica speranza è il re. Una stella fatta. Chissà se riusciamo a prendere il municipio. Non credo. Sì, ragazzi, abbiamo fatto una stella abbastanza tirata. Questo perché ho deciso di attaccare da sopra per prendermi l'elisir nero, che era veramente tantissimo. Perché guardate qua: 5.801 di nero. Più 1.200 sono 7.000 di nero in un attacco. Che mi sembra sicuramente una bella cosa. Peccato che non abbiamo fatto due stelle. Ma ci rifaremo sicuramente nel prossimo attacco. Ok, ragazzi, andiamo a fare un altro attacco. Ho praticamente lo stesso esercito, ma questa volta ho solo tre spaccamuro proprio per emergenza. E direi che visto che il primo attacco l'abbiamo fatto per le risorse, possiamo questa volta puntare un po' ai trofei. Quindi attacchiamo questo qua. E allora mettiamo un assalto proprio così. I nostri golem tutti qua con anche il golem del castello del clan. Dietro mettiamo i bellissimi maghetti. Un altro assalto qua. Pekka, re, regina e altri maghi. Una bella furia. E sta succedendo un casino. Qua ci sono tipo 3.700 truppe, ok? Devono saltare. Perfetto, stanno andando all'interno. Questa è una cosa assolutamente ottima. Vediamo di mettere un'altra furia così. Ok, messaggi su WhatsApp a parte. Abbiamo preso il municipio, ragazzi. Molto molto bene. Non capivo più niente di quello che succedeva. E stiamo veramente devastando tutto. Abbiamo ancora una gelo che sinceramente non so quando usare. Qua possiamo mettere l'abilità del re. 49%. Stanno girando bene e stanno andando alla grande. Brava regina, distrugge la torre dell'arciere. Ok, mettiamo una gelo così. Perfetto, ragazzi. Non so se riusciamo a fare le 3 stelle. Potrebbe essere, ma sarà veramente dura, ragazzi. Intanto qua sopra mettiamo un mago, così con calma distrugge tutto. I golem qua devono essere rapidi. I golem dovranno essere molto rapidi. Ai 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 ai. 71% sta andando veramente alla grande per ora. Non mi sarei assolutamente mai aspettato di fare una roba del genere. Però attiviamo l'abilità della regina. E purtroppo morirà. Veramente, ragazzi, è stato un ottimo attacco. Cioè, wow, guardate, abbiamo distrutto tutto il villaggio. E questa volta ero maxato della Madonna. Questo golemino, ora che distruggerà il muro, tipo ci vorranno 3 giorni e mezzo. Molto, molto bene. Abbiamo preso anche 20 trofei. E visto che non è che proprio sto scalando, però volevo un attimo provare a salire, non fanno assolutamente male. Questo qua sarebbe un bell'obiettivo, ma il re e la regina al 40, no grazie, per favore, che mi devastano. È lui, ragazzi, il prescelto è proprio questo qua. Allora, salto come prima sulla torre dell'arciere, quindi la mettiamo esattamente qua. Golem, 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 castello del clan, arcieri, mettiamo anche subito l'assalto qua dietro. I Pekka, no, 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 non girare. Ok, bravo Pekka, vai verso il centro, ok, re. Regina, una bella furia qua. Perfetto, ragazzi, tutti verso il centro. Qua possiamo mettere anche una gelo, visto che
stanno devastando un po' tutte le nostre truppe. Bravi ragazzi, adesso con calma andremo a prendere il municipio, se questo Pekka ce la fa. Ok, quindi il Pekka ha distrutto il municipio, il re qua purtroppo sta morendo, peccato ragazzi, peccato. La regina dov'è? È qua sopra che fa il giro. Situazione abbastanza strana. Però comunque, ridendo e scherzando, abbiamo demolito anche questo villaggio facendo ben 2 stelle. Quindi ragazzi, se volete fare degli attacchi belli, soprattutto per le guerre, io vi consiglio questa strategia. Sicuramente cercherò di migliorarmi, perché è possibile secondo me fare anche le 3 stelle, visto che nel secondo attacco abbiamo fatto anche una notevole percentuale. Io spero che questo video vi sia piaciuto, consigliatemi qua sotto nei commenti delle strategie da provare. Intanto terminiamo la battaglia. Comunque più o meno tra risorse e bonus si rientra nelle spese dell'esercito, quindi questa è anche una cosa da tenere a mente. Detto questo, vi ricordo che come al solito potete seguirmi anche su Instagram, Facebook e Twitter. E niente ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video.